La criopreservazione degli ovociti. La criopreservazione degli ovuli si divide in diverse fasi. Stimolazione ovarica. Per stimolare le ovaie si somministrano ormoni mediante iniezioni sottocutanee. L'obiettivo è fare in modo che le ovaie producano follicoli da cui si otterranno gli ovuli per realizzare la criopreservazione. Il trattamento inizia durante i primi giorni delle mestruazioni e dura tra gli 8 e gli 11 giorni. Durante questa fase si controlla la crescita dei follicoli attraverso esami ecografici. Non appena i follicoli avranno raggiunto la dimensione adeguata, si provocherà l'ovulazione e si programmerà il pick-up degli ovuli 36 ore dopo. Ottenimento degli ovuli. Per ottenere gli ovociti, la paziente deve arrivare in clinica lo stesso giorno accompagnata e a digiuno. Il pick-up ovarico si realizza in sala operatoria e la paziente sarà sedata durante tutto il processo. Attraverso un'ecografia vaginale si effettua la punzione delle ovaie per estrarre il liquido che contiene i follicoli, che verrà poi analizzato in laboratorio per ottenere gli ovociti. Questo intervento dura tra i 10 e i 15 minuti, dopodiché la paziente si risveglierà normalmente. 2 o 3 ore dopo il pick-up, la paziente verrà dimessa e potrà rientrare in hotel. Quel giorno si consiglia il massimo riposo. Criopreservazione degli ovuli. Gli ovuli ottenuti si analizzano in laboratorio prima di effettuare la criopreservazione. Il processo di criopreservazione consiste nel disidratare la cellula che si desidera congelare in modo rapido a meno 196 gradi centigradi per evitare danni cellulari. Gli ovuli si mantengono congelati durante tutto il periodo di tempo che si ritenga necessario senza che la qualità ne risenta.